Si è svolto questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Bellevue un incontro con gli studenti delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo Ponente Medie Nobel Edicol di Rodi. Evento organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale nell'ottica di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della città e simpatizzare con le istituzioni pubbliche. Sono già diversi incontri con il sindaco e con tutta l'amministrazione, facciamo proprio con le scuole per sensibilizzarli e avvicinarli all'istituzione, anche perché magari con gli occhi dei più giovani il palazzo comunale può sembrare un luogo chiuso, invece noi proprio vogliamo far sì che sia aperto e che i giovani possano interloquire con le istituzioni. Oggi poi abbiamo invitato anche il presidente di Amae Energia a venire qua con noi a rispondere alle domande e quesiti che ci hanno fatto i ragazzi, che spaziano comunque dallo sport alle attività sportive, ma sicuramente sono stati tanti temi dibattuti, anche la spazzatura. È stata veramente una bella giornata. A tenere banco il tema rifiuti e raccolta differenziata, che ha praticamente monopolizzato l'incontro di oggi. Devo dire che la preoccupazione, direi, non è sul che ho visto io dei ragazzi, non è sul merito del problema, nel senso che ho visto una grande sensibilità al tema e i ragazzi sono giustamente preoccupati perché assistono a episodi nella città che non sono belli. E allora io ho dovuto riconoscere che talvolta può essere una qualche difficoltà da parte della nostra società, perché è sicuramente complicata, ma da un altro lato ho dovuto anche dire, chiarire, che troppe famiglie non hanno ancora ritirato il kit, la propria dotazione. In questo momento ho spiegato ai ragazzi che abbiamo mandato parecchie migliaia di lettere di sollecito, pertanto aspettiamo che chi deve ancora mettersi a posto si metta a posto e stiamo dialogando con tutti, perché la fase della repressione non è ancora arrivata, ma è evidente che nella nostra città dobbiamo fare il salto di qualità. Ho spiegato anche che la raccolta differenziata ha raggiunto degli ottimi risultati, siamo oramai al 52% e ho avuto l'impressione che su questo tema avremmo delle belle soddisfazioni anche da parte dei giovani, non solo da loro, ma i giovani sono estremamente motivati. Che cosa hai imparato oggi con questo incontro? Che l'Italia sta migliorando grazie alla spazzatura, alla raccolta differenziata porta a porta, e io spero che questo progetto andrà avanti per sempre e che la raccolta a porta a porta sempre di più arriverà sempre al 100% e non ci sarà più l'inquinamento nel mondo. Cosa non funziona a Sanremo? Beh, come abbiamo detto, la spazzatura, o se no per esempio i marciapiedi. Che tipo, per venire in questo magnifico posto abbiamo incontrato molte cacche per terra ed è stato un po' difficile, in senso bisognava fare tipo slalom, quindi è stato molto complicato, ecco. Oggi è stata distribuita la Costituzione, tu che cosa ne pensi? Che è molto importante la Costituzione. È molto importante. Perché? Perché se no non ci sarebbe ordine. Tu che cosa hai imparato oggi? Che la Costituzione è molto importante. Secondo me gli orari della spazzatura non sono adeguati, perché ogni volta che vado a scuola ho sempre il camion della spazzatura davanti e quindi blocca il traffico. E per esempio i cantieri, per esempio davanti alla COP c'è un cantiere e blocca il traffico. E mi raccomando, riciclate! È stato bello poter incontrare il sindaco per conoscere chi c'è, chi governa da noi, cioè per sapere chi si occupa, chi ci tutela. È stato bello e ci ha dato questo libretto sulla Costituzione e lo leggerò.